Buongiorno amici, siamo Andrea e Lara. Oggi giochiamo in casa, infatti vi portiamo a fare la ferrata del Vajont o ferrata della memoria, aperta nell'ottobre del 2015, quindi una ferrata molto recente, di media difficoltà, che si snoda nella stretta gola del Vajont. Vamonos! Qui ci troviamo nei pressi del parcheggio della ferrata e come potete vedere da questo cartello illustrativo si possono vedere le varie difficoltà che presenta la ferrata e anche dove si snoda. Dal parcheggio all'inizio delle gallerie della ferrata ci vogliono all'incirca 5 minuti, sentiero sempre ben segnalato da questi cartelli. Adesso ci vestiamo e partiamo. L'avvicinamento alla ferrata consiste nell'attraversare queste gallerie scavate nella roccia. Mi raccomando, utile è il casco per non battere la testa e una torcia. Con i suoi 300 metri di dislivello e 700 metri di sviluppo è l'ideale per le giornate incerte tipo oggi. Appena usciti dalle gallerie si incontra subito il cavo metallico e adesso iniziamo il primo tratto di ferrata con una scala e il tratto più verticale e impegnativo della ferrata. Dalla prima volta che l'ho fatta il grado di untume è aumentato a dismisura, infatti adesso è molto molto più unta. Penso che in estate farla col caldo sia molto molto faticoso. Ragazzi, le riconoscete? Queste sono le gallerie dove passano le macchine della statale. Ecco la diga dall'alto dei suoi 264 metri e sotto un bel abisso. Questa ferrata si chiama Ferrata della Memoria in ricordo della tragedia del Vajont avvenuta il 9 ottobre del 1963, dove una enorme quantità di detriti è precipitata all'interno del lago del Vajont facendo straripare l'acqua, riversandosi poi su tutto l'abitato dell'Ungaronese, Erto e Casso. L'inondazione del Vajont è costata la vita a circa 2000 persone tra anziani, adulti e bambini e tutto ciò deve far riflettere che la natura non si può comandare e aveva dato infatti dei segnali ben chiari, ma l'uomo per gola di potere ha costruito comunque questa muraglia di cemento anche dove non doveva.
Siamo arrivati in cima, la scala indica l'inizio e anche la fine. Siamo in cima anche se non siamo in cima e direi quindi, bacino di cima. Tradizione. Andrea e Lara sono passati anche di qui. Oggi per le Rite Sport dobbiamo ringraziare Sonia, una nostra follower che ci ha fatto arrivare a casa direttamente in queste buonissime Rite Sport. Quindi grazie Sonia e continua a seguirti. Ciao! Grazie Sonia! Ecco amici, possiamo concludere qui questo video. Per fare la ferrata ci abbiamo impiegato circa un paio di orette, ma facendo video e con tutta calma, altrimenti andando spediti in un'ora, un'ora e mezza se la fa, infatti non è molto lunga. Per il rientro si può percorrere questo sentiero fino alle gallerie, da lì si percorrono le gallerie e si imbocca un altro sentiero che porta al parcheggio. Grazie per aver visto il nostro video fino alla fine, se vi è piaciuto mettete un like, un commento e iscrivetevi al canale e ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo video. Ciao ciao!